Iniziamo l'ultima lezione, oggi è l'ultimo giorno di lezione, finalmente potremmo dire, giusto in tempo per prima delle vacanze di Natale, vacanze che insomma ci siamo meritati un po' tutti. Allora, quest'ultima lezione sarà dedicata ovviamente all'ultima parte, un po' a fare il punto della situazione, ovvero un'analisi. Sto leggendo, scusate, sì, la poesia di Frost al quale facevo riferimento la scorsa lezione è Fuoco e Ghiaccio, sì, Fire and Ice, una delle poesie più belle, più potenti e più nichiliste, diciamo così, che Robert Frost abbia mai scritto, e non solo lui, essenzialmente. Credo di averla anche postata sul blog, anzi, sono sicuro di aver postato sul blog sia il testo inglese che la traduzione. Che penso fosse di Giovanni Giudici, se non ricordo, sto andando adesso a memoria, che è stato uno dei maggiori poeti italiani della seconda metà del Novecento, straordinario poeta, traduttore, fatemi controllare, sì, Giovanni Giudici, traduttore oltre che di Robert Frost, anche di Pushkin, l'Eugenio Onegin di Pushkin fu tradotto in versi da, in splendidi versi da Giovanni Giudici. Questo non c'entra niente, se non un invito a leggere qualsiasi cosa troviate di Giovanni Giudici, sia scritta da lui, sia poesia sua, sia sua traduzione, perché è stato veramente un autore straordinario. dicevo, cercherò di chiudere un po' il discorso su Fischer, andando ad analizzare alcuni degli aspetti che Fischer aveva messo in rilievo nella chiusura della sua opera. Ci saranno un paio di cose su cui mi soffermerò più a lungo, lascerò un po' perdere, anche perché ci siamo lungamente insomma, dilungati a lungo su alcuni aspetti, quali essenzialmente gli aspetti, diciamo, più genericamente sociologici, l'analisi del mercato del lavoro che Fischer pure fa per brevi straordinari scorci. Il problema della frammentazione del senso, del tempo e del lavoro, e mi concentro e anche il tema su cui appunto ho insistito parecchio le scorse lezioni, della memoria e del tempo dell'identità personale. In fin dei conti, Fischer lavorando molto, avendo Fischer come termine di riferimento essenziale, il dibattito che per lui fu fondamentale sulla salute, in particolare sulla salute mentale, e altresì, come abbiamo visto, la nascita e l'ampliarsi, potremmo dire, di una fondamentale medicalizzazione del problema della salute mentale, ci torneremo poi alla fine, in qualche modo come risposta pressoché univoca al disagio che le logiche tanto capitalistiche impongono. Quell'aspetto cioè l'aspetto per cui Fischer si è trovato maggiormente in contatto con per esempio Deleuze e Guattari, con Ronald Lang e altri oggi lo lascerò un po' da parte, meglio mi tornerò soltanto alla fine perché in un primo momento voglio riprendere una questione su cui mi sono a lungo soffermato, ma per cercare in qualche modo di definirla meglio la portata. Ovvero, partendo, Fischer parte da un'analisi ripresa al solito da, scusate, da Jameson di Ursula Le Guin, La falce dei cieli, il romanzo, e quindi il problema della memoria, della costruzione, dell'accettazione in qualche modo della normalità come risultato di una memoria artefatta, e conduce anche un'interessante analisi del ciclo di Jason Bourne, quindi proprio di nuovo questa sua maniera straordinaria di utilizzare il cinema di genere, quindi il romanzo di Robert Ludlum, per
ritematizzare il problema del tempo e della storia, della narrazione come essenziale alla costituzione del sé, una narrazione fondamentalmente spersonalizzata. La nostra storia come una storia segmentata i cui segmenti sono posti l'uno accanto all'altro senza soluzione di continuità, senza però al contempo alcuna capacità, alcuna possibilità di costruire una visione coerente che mi riconosca, che mi permetta di riconoscermi nella mia vita. Bene, questo è un elemento su cui mi sono molto soffermato, ma a cui oggi voglio cedere il passo rispetto a un altro aspetto, sempre preso da Jameson, e ricollegarmi di nuovo all'interpretazione della storia e del tempo e della temporalità, per come Fisher l'ha presentata, spostando però l'accento su un'altra questione, ovvero su quella benedetta assenza di futuro, meglio ancora, su quella benedetta eterno presente definita dalla essenziale ripetizione, su cui ho insistito più volte. L'assenza di futuro non è semplicemente, avete compreso, una negazione del futuro, in fin dei conti, anzi, se c'è qualcosa su cui sembreremmo impegnati a pensare in futuro, a parte adesso il fatto, come aveva detto Fisher, che alcuni aspetti del futuro sono presentati di fatto come impensabili, la catastrofe climatica, per dire, è il caso per eccellenza, ma in realtà ci sarebbero anche altre cose. Qualche anno fa avrebbero parlato dell'olocausto nucleare e le due cose non sono assolutamente tra di loro in contraddizione, o non è che l'uno ha superato o si è sovrapposto all'altro. Sono in realtà entrambi i risultati di una stessa prospettiva di visione della storia. Quale prospettiva? Di quale visione della storia? In particolare della storia futura. Anche in questo caso credo che Jameson abbia colto un aspetto fondamentale di quella che riguarda la logica del tardo capitalismo, oppure, appunto, se preferite, del postmoderno, per Jameson sono la stessa cosa. Nel suo testo sulla fantascienza, il desiderio chiamato utopia, Jameson a un certo punto si sofferma sul problema dell'interpretazione del futuro come irruzione, e sulle strategie messe in atto per evitare di pensare il futuro come irruzione. L'irruzione è qualcosa che essenzialmente scompagina, l'irruzione è ciò che ci impedisce di prevedere. Partendo da Habermas, il discorso filosofico della modernità, Jameson cita Habermas, il quale afferma: il concetto di progresso non è servito soltanto a rendere immanenti le speranze escatologiche e a realizzare l'apertura utopica dell'orizzonte delle aspettative, bensì anche a ostruire nuovamente, servendosi di costruzioni teleologiche della storia, quella fonte di inquietudine che è il futuro. La polemica di Benjamin, che Habermas qui parte da una importante, interessantissima interpretazione, che appunto avviene all'interno del discorso filosofico della modernità, delle tesi sulla filosofia della storia di Benjamin. Quindi la polemica di Benjamin contro l'appiattimento socio-evolutivo della concezione materialistica della storia si rivolge contro questa degenerazione della coscienza moderna del tempo aperto al futuro. Teniamo conto che in questo testo Habermas usa il termine utopia con un'accezione fondamentalmente negativa, mentre Jameson lo usa con un'accezione positiva, dove utopia non è semplicemente la realizzazione di un mondo migliore, ma una istanza di liberazione, di emancipazione che Habermas, per conto proprio, invece giustamente riconosce la modernità. E teniamo conto che qui Habermas sta ricordando come la critica beniaminiana al materialismo storico, a quella critica che cioè guardando al futuro come qualcosa che
già definito e che prima o poi sarebbe arrivato naturalmente, potremmo quasi dire necessariamente, dimenticava paradossalmente proprio il passato, cioè dimenticava le lotte, gli sconfitti, le vittime, tutti coloro i quali nel passato si sono impegnati, hanno cercato di pensare il momento escatologico della salvezza, ma non l'hanno potuto vivere. Ora, Jameson qui mette in luce come questa interpretazione porti alla critica del progresso che è visto come un tentativo di colonizzare il futuro, ovvero di riportare l'imprevedibile nel campo delle realtà tangibili su cui possiamo investire e che possiamo incassare, un po' come avviene con i futures del mercato azionario. Questo è uno spunto estremamente interessante, non solo e non tanto per Habermas, ovviamente, ma perché in qualche modo è quello che noi possiamo in un certo senso vedere come peculiare della situazione di interpretazione del futuro attuale. E quindi di qui torniamo al problema del realismo capitalista di Fisher. Non c'è alternativa. Cosa avviene con la colonizzazione del futuro? La colonizzazione del futuro significa, è davvero la colonizzazione di una nuova frontiera. Tutta la tematica, potremmo dire, della nuova frontiera di Kennedy, vi ricordate? La nuova frontiera kennediana cos'era? Era lo spazio. La nuova frontiera kennediana era anzitutto la conquista della Luna. Fece punto forte della sua campagna elettorale prima del 1970, arriveremo sulla Luna, e quello doveva essere l'inizio dell'espansione, dell'apertura di una nuova frontiera. Ora, ovviamente, noi europei non abbiamo, potremmo dire, questo mito della frontiera che appartiene al mondo americano, ma dobbiamo fare attenzione, la nuova frontiera di Kennedy non era semplicemente, ovviamente, una nuova frontiera spaziale, era una nuova frontiera temporale. È veramente un'apertura di una colonizzazione del futuro. Torniamo all'esempio che abbiamo fatto più volte, in fin dei conti, per quel che riguarda la cultura pop, la serie televisiva di Star Trek nasce esattamente in pieno periodo kennediano ed è uno strumento essenziale all'interno della cultura americana, televisiva americana, per esempio per i diritti civili, perché se ricordate come iniziavano quei telefilm, c'era sempre la frase spazio, ultima frontiera, cioè è la nuova frontiera verso cui muoversi, da esplorare. Colonizzare il futuro. In questa prospettiva significa davvero progettarlo, ma colonizzare il futuro significa non semplicemente esplorarlo, significa in realtà paradossalmente costruirlo, progettarlo uguale al presente. Ridurre la potenza di irruzione nel futuro significa fare in modo che il futuro somigli il più possibile al presente. Ora, questo ingenuamente, per esempio, avveniva. Abbiamo visto, scusate, di nuovo, per esempio nei telefilm appunto di Star Trek con la fondamentale divisione in tre, tra tre tipologie di popoli, di esseri, quelli che erano l'equivalente, diciamo pure, del Patto Atlantico, quelli che erano l'equivalente dell'Unione Sovietica e poi l'equivalente dei cinesi. Erano le tre grandi potenze che sembravano in qualche modo, soprattutto Unione Sovietica e Stati Uniti, in subordine mondo cinese, erano le grandi potenze che trasparivano immediatamente nella tripartizione di quell'universo. Ma questa forma di colonizzazione del futuro, in realtà, che tende appunto, insisto, alla conferma di tutto ciò che è presente, e anche,
una decisione. Jameson qui ricorda come altre forme di pensare al futuro, ispirate a scuole di Francoforte, siano presenti. Sarà utile rivolgersi a un diverso genere di riflessione sulla temporalità, che vedono questo modello di futuro neutralizzato come una forma di assicurazione, di pianificazione, di investimento, una specie di colonizzazione attuariale del futuro. È proprio la maniera in cui si immagina. D'altra parte, pensateci bene, in fin dei conti, noi tutti siamo pensati a programmare il nostro futuro in base a delle aspettative che sono nostre, ma contemporaneamente sono fatte sulla costruzione di che cosa? Di un mantenimento, di una sorta di conservazione dell'esistente. Anche il dibattito contemporaneo, fondamentale, assolutamente fondamentale, riguardante la crisi ecologica, troppo spesso viene presentato come un tentativo di fare, non una battaglia di retroguardia, attenzione, no, ma semmai una reinterpretazione in chiave, io dico fintamente scientifica, ma magari di sbaglio, di un principio teologico che per esempio trovate in Cacciari, quello del potere che frena. Essenzialmente il potere, nella teologia politica, come viene per esempio esposta in certe opere anche di Massimo Cacciari, è quella funzione che frena, rallenta, che cosa? La vittoria del male. Tutta la mitologia riguardante le tre Roma, le tre città di Roma, i tre poteri, la terza Roma che sarebbe Mosca, il crollo della terza Roma e quindi l'avvento dell'Anticristo, eccetera, eccetera, eccetera. Cos'è se non una mitologia tendente a presentare il potere, quindi ogni forma di, al potere non nel senso foucaultiano, attenzione, ma il potere come affermazione di una resistenza alla distruzione e alla fine, se non appunto in termini puramente di procrastinazione, che non è proprio la stessa cosa che faceva Benjamin con Kafka, eh? Il discorso secondo me è più complicato. Ma possiamo per ora tenercelo per buono. Noi ciò che possiamo fare è tenere a freno i cambiamenti climatici per fare in modo che i danni non siano eccessivi. Come d'altra parte sarebbe possibile pensare, come sarebbe possibile immaginare, e qui attenzione, l'immaginazione ha un ruolo fondamentale, immaginazione e pensiero scientifico, in senso lato, quindi anche pensiero filosofico, sono strettamente legati fra di loro. Com'è possibile immaginare un mondo devastato dalla catastrofe climatica? La fantascienza da questo punto di vista ci ha fornito elementi, ma in realtà, di nuovo, attenzione, io non sto parlando adesso di determinate opere. Ma essenzialmente il discorso complessivo viene sempre presentato come qualcosa di impensabile. In fin dei conti, scusate, la retorica del dobbiamo fare qualcosa perché altrimenti moriremo tutti è una retorica che ovviamente non funziona perché è falsa. È una retorica che non regge. Termine stesso tutti è un termine vuoto. Si sa benissimo che non moriranno tutti, non moriranno i nostri figli e così via, ma moriranno i più deboli, moriranno i più poveri, moriranno coloro i quali avranno maggiori difficoltà a vivere in contesti che saranno fortemente diversi, ma coloro i quali potranno permettersi di vivere, faccio per dire adesso, ogni tanto vengono le battute, sulle stazioni spaziali o quello che è, non avranno questi problemi. O comunque sia, avete compreso qual è il problema. Dietro la generalizzazione, spesso c'è semplicemente l'impossibilità e la non volontà di pensare il futuro in termini alternativi rispetto a quelli che vengono immediatamente presentati. Questa colonizzazione, questa maniera di colonizzare l'ignoto, perché
per rendere l'ignoto meno pericoloso. Jameson, a un certo punto, per un altro tema, paragonava i discorsi, i romanzi di Arthur Clarke, non tanto il 2001 Odissea dello spazio, ma altri, a una forma di scetticismo a un certo punto, nel senso che rendeva tutto il romanzo era costruito sul dubbio se si era riusciti a entrare in contatto o meno con qualcosa che poteva essere forse una forma di vita aliena, ma di cui non siamo neanche sicuri che fosse una forma di vita aliena. Quindi la totale incomunicabilità. Potremmo dire davvero in qualche modo il discorso di Gorgia portato sull'ambito della fantascienza, della science fiction. Bene, questo vale anche per il futuro. Il futuro non è più pensato come conoscibile, come progettabile, o meglio, è pensato come progettabile sulla base di istanze già presenti, sulla base del presente. Uno potrebbe dire, ma è sempre stato così, fino a un certo punto, perché, per esempio, torniamo al 700, ma in questo in qualche modo anche il XIX secolo, ma anche parte del XX secolo, ora non mi importa questo, aveva presentato istanze diverse. Il futuro era pensato come un qualcosa di nuovo e di alternativo e di trasformato, che aveva una potenza di trasformazione sul presente notevole. D'altra parte, cosa è stato di più potente come atto trasformativo del capitalismo, che ha davvero indotto a pensare un futuro diverso? La rivoluzione francese non è qualcosa che poteva essere prevista. Non tanto perché non poteva essere prevista un'insurrezione armata contro i monarchi, c'erano già stati, ma quello che poi fu la rivoluzione francese fu davvero l'irruzione di un futuro, potremmo dire. Cioè, qui non voglio, attenzione, non sto facendo un discorso teleologico, sto dicendo che nel momento in cui si viveva la Rivoluzione francese, si pensava durante la Rivoluzione francese, ci si poneva il problema di un futuro che era diverso, si immaginava un futuro diverso da quel presente. Questo futuro, nella misura in cui noi lo immaginiamo diverso, essenzialmente si richiude spesso semplicemente, ma anche qui in realtà è abbastanza falso, sul potenziamento tecnico di certi aspetti. Fino a qualche anno fa il potenziamento dei mezzi di trasporto, oggi il potenziamento della rete internet, domani non so, qualcos'altro. Sulla questione della biotecnologia, della biopolitica, onestamente, per quanto sia una questione assolutamente rilevante e straordinaria, non mi sembra che sia stato detto nulla di particolarmente interessante rispetto agli anni 70. Ma su questo torneremo fra un po', in realtà, perché alcune cose in realtà sono state sviluppate, nella misura in cui nel momento in cui si cominciò a tematizzare il tema del cyborg e del transindividuale, che sono due cose diverse, ma che in qualche modo si sono tra di loro intrecciate, a partire cioè dagli anni 60-70, oggi ci siamo ridotti alla battaglia retroguardia. Anche qui essenzialmente la roboetica, che è uno dei punti più interessanti, la riflessione sull'identità di genere, o meglio, una riflessione anche qui di come se, e qui torno a Fischer, un attimo, l'ultimo capitolo di Fischer, fossimo risolutamente spaventati e non fossimo capaci di elaborare strategie alternative rispetto all'autorità paterna che ci metta in ordine. E questo vale per quel che riguarda le polemiche sull'identità, sui generi e sulle identità di genere, cui troppo spesso vengono date risposte abbastanza banali e sconcertanti. E sono risposte, attenzione, anche di carattere politico, che poi è questo il punto, per lo più. La negazione o la ne necessaria affermazione di certi principi. Basti pensare alla presa di posizione del Parlamento ungherese,
ultimamente. Bene, dice Jameson, colonizzazione che implica non soltanto la scelta di predeprivare il futuro della sua esplosività, ma anche quello di annetterlo come nuova area di investimento e colonizzazione capitalistica. Là dove Benjamin osservava che nemmeno il passato sarà il futuro, e questo era assolutamente uno dei punti straordinari di Benjamin, che non era semplicemente affermare che la storia la scrivono i vincitori, che è vero, ma significava anche che se la storia la scrivono i vincitori, sparivano completamente e quindi veniva deprivata del suo valore di conoscenza, e questa è una cosa che purtroppo Benjamin è stato, come spesso gli capitava, ottimo profeta, anche il passato. La sparizione del futuro, la deprivazione del carattere di novità del futuro, ha avuto come corrispettivo un impoverimento di idea di passato. Perché in fin dei conti siamo, a parte che di nuovo siamo ridotti a una percezione fortemente dicotomica, molto ottusa del passato, per cui ragioniamo in termini di buono o cattivo, come se questo risolvesse qualcosa, ma essenzialmente tendiamo a perdere completamente la complessità delle questioni. Quando voi leggete Foucault, per esempio, le opere di Foucault tutte, le interviste e così via, senza avere un'adeguata comprensione di come lui si relazionava al suo presente e al suo passato, beh, ci rende tutto abbastanza complicato comprendere alcune cose. L'interesse, se non l'approvazione che Foucault aveva nei confronti del regime di Khomeini, è molto facilmente fraintendibile, e a questo punto è trattare Foucault come l'ennesimo filosofo che, tanto per cambiare, non ha capito quello che stava succedendo sotto il suo naso. L'affermazione di Gadamer, in un'intervista di 20 anni fa, me la ricordo molto bene, in cui lui diceva che il fondamentalismo islamico era una necessaria, utile, importante reazione al colonialismo americano, a parte che una cosa stupida di per sé, era però inserita in un contesto che altrimenti noi non comprendiamo. L'impoverimento del passato e la sparizione del futuro fanno parte di un processo comunitario. E Jameson aggiunge a questo aspetto di Benjamin, questa frase di Benjamin, potremmo aggiungere che nemmeno il futuro è salvo e che possiamo paragonare questo processo allo spianamento di un'area da parte di speculatori e costruttori che con i loro bulldozer distruggono ogni peculiarità del terreno per liberarlo e renderlo disponibile a qualsiasi forma di investimento futuro per poterci edificare tutto quello che il mercato richiede. Ben Jameson come apocalittico non è male, però appunto, insisto, sta dicendo qualcosa di estremamente rilevante e a un livello, devo dire, anche di complessità maggiore rispetto a Fisher. Quello che Jameson qui afferma, che Fisher ripete nel Capitalismo Realista, è proprio questo. Il capitalismo, come forma matura, l'attuale capitalismo come forma matura di un processo di trasformazione del mondo inteso non soltanto materialmente come globo terrestre e culturalmente come luogo in cui gli uomini interagiscono, ma altresì come prospettiva spazio-temporale che viene totalmente svuotata e ridotta a un eterno presente. Ora, l'eterno presente, come ben sappiamo, non esiste. La ripetizione perenne dell'identico, per come è stata per esempio presentata in alcuni prodotti anche qua, cinematografici, o semplicemente la conservazione, non necessariamente la ripetizione, è tutto uguale, fare tutti i giorni le stesse cose. Il famoso film Il giorno della marmotta, che sentite sempre citare. Ma insomma, verrebbe anche da dire che potrebbe essere anche più perfido il film di Salvatore, Nirvana.
che era ancora più inquietante perché lì c'è una fondamentale indistinzione tra una vita di un videogioco e la vita umana, e per cui l'eterna ripetizione quotidiana con ciclo di morti e rinascite di un personaggio che comprende, si rende conto di essere il personaggio di un videogioco, rinvia forse anche qui al tema classico, dal punto di vista filosofico, che è quello del. Spiegato per esempio da Alberti nel Momo, da Plotino, per cui l'intero mondo non è altro che una scena teatrale per il divertimento degli dèi. E in fin dei conti la nostra azione continua è fatta di ripetizioni, di atti e di, tra virgolette, piccole morti. Ogni termine, ogni conclusione, la fine per ricominciare da capo. E il principio è davvero quello. Io svolgo le mie funzioni, chiudo una pratica, finisco. Se non faccio in tempo di cominciare da capo, perché altrimenti devo, quella pratica non funziona, quindi il sistema va in blocco e devo ricominciare da capo. Se faccio in tempo, passo a una fase successiva dove le nuove pratiche devono essere smaltite in un tempo preferibilmente più veloce, sono pratiche più complesse. Esattamente come davvero come giocare come i videogiochi. Il principio è esattamente quello. E il futuro, dice Jensen, preparato dalla eliminazione della storicità, la sua neutralizzazione tramite il progresso e l'evoluzione tecnologica. È il futuro della globalizzazione in cui nulla viene rispettato nella sua particolarità e tutto diventa preda del profitto e del sistema del lavoro salariato. Se infatti la globalizzazione dello spazio significa l'abbandono di questi terreni dopo un breve periodo di pesante sfruttamento, è presumibile che la medesima prospettiva attenda il nostro futuro, larghe zone del quale sono già state consegnate alle macerie e alla sterilità a causa della neutralizzazione sistematica delle tendenze che vi erano all'opera e che avrebbero potuto produrre esiti assai diversi. Questa è una prospettiva anche qua. Cosa possiamo trarre da queste due paginette? L'idea essenziale, l'idea complessa da affrontare, è proprio questo. Il futuro non è che non esiste. Mettiamola così. Il futuro esiste in quanto non semplicemente possibilità, ma come ciò che è presente virtualmente. L'azione, ovviamente, della cultura, potremmo dire anche l'azione della politica, genericamente, qual è sempre stata? Eliminare alcune virtualità per definirne altre, per rendere realizzate, per realizzarne altre. Ma ciò che inquieta Jensen, ciò che inquieta Fisher, ciò che in qualche modo inquieta questi autori, Graeber anche in fin dei conti, è questa colonizzazione del futuro che fa sì che di fatto il futuro non presenti più quell'elemento di alterità, speranza, differenza, la differenza anche in qualche misura. Di Derrida, che manteneva fino a poco tempo fa, non è la stessa cosa che affermare come. Io non credo che, per esempio, sia possibile avvicinare a questa prospettiva quella di un Condorcet. Condorcet, che appunto nello schizzo di un quadro storico dell'umanità immaginava il futuro, a parte appunto immaginava il futuro, lo faceva con atto di immaginazione scientifica, immaginazione filosofica sulla base delle conquiste scientifiche, filosofiche, politiche di uomini degli ultimi secoli, immaginava un futuro non propriamente colonizzato, ma un futuro progettato, un futuro cioè in cui le istanze della rivoluzione, cioè nel momento in cui il futuro si stava facendo, in cui al futuro si cominciava a pensare, potevano essere messi in atto.
Senza, ovviamente, certo, poi è fin troppo facile dire che in fin dei conti quella prospettiva di futuro di Condorcet era molto unilaterale, sicuramente, che presenta elementi di ambiguità, certamente, ma attenzione a ridurre l'illuminismo, diciamo pure, chiamiamolo pure col suo nome, di Condorcet, l'illuminismo politico e filosofico di Condorcet, a un principio di affermazione forte di una razionalità tecnica. L'illuminismo non è stato questo, per cominciare, la filosofia di Condorcet non è stata questa e la progettazione del futuro non è mai stata questa. La riduzione piuttosto dell'idea di futuro al progresso tecnico, sì, è questo. Jameson poi distingue, sempre discutendo Habermas, un altro elemento di grande importanza. È essenziale, dice Jameson, non confondere l'ideale di Habermas del tempo aperto al futuro, quindi in qualche modo in cui appunto manteniamo questo elemento di imprevedibilità, di insurrezione, con i concetti di indeterminazione o anche di imprevedibilità, ma qui in senso diverso a quello, rispetto a quello che ho detto prima. Cioè, l'abusato principio di indeterminazione, che è fondamentale nella meccanica quantistica, usato però come metafora per dire che il futuro non è in realtà, che so io, prevedibile, eccetera, eccetera, è semplicemente una maschera, è una sorta di velo di maglia che ci impedisce di vedere in realtà come la progettazione, la colonizzazione del futuro avviene. Senza dubbio Benjamin aveva in mente l'idea secondo internazionalista, la seconda internazionale, di inevitabilità, questa è l'idea dell'inevitabilità della rivoluzione comunista, della seconda internazionale, come espressione di un cattivo concetto, questo sì borghese, di progresso. Ebbene, infatti, le sue tesi di filosofia e storia sono questo. Ma l'accezione di Habermas è molto più precisa e potente. Il futuro come inquietudine, come scombussolamento del presente, come rottura radicale e sistematica anche con quel futuro previsto e colonizzato che è soltanto un prolungamento del nostro presente capitalista. Ecco, questa tempo aperto al futuro di Habermas. Non era proprio questa la debolezza dell'utopia federale e così via? Allora, come in qualche modo riguadagnare questo tempo aperto, questo futuro nuovo, quel futuro che, leggendo Fischer, sembra essere completamente sparito. In fin dei conti, il libretto di Fischer nasce con che cosa? Pardon, nasce, inizia con che cosa? Eh sì, nasce anche in qualche modo da un'ossessione, da un'ossessione che è quella della incapacità da parte della nostra cultura di produrre qualcosa di nuovo. Il film con cui Fischer inizia il suo libricino, ovvero I figli degli uomini, con la metafora, insomma, metafora, neanche tanto, con la prefigurazione di un mondo sterile, in cui cioè, non ci sono più figli, non ci sono più bambini, un mondo vecchio, un mondo destinato al consumo di sé senza alcuna immaginabile sostituzione poi, è anche, metaforicamente, questo sì, un mondo in cui, perché la cultura sembra incapace di produrre qualcosa di nuovo? Perché la novità non sembra più appartenere all'elemento del futuro della nostra cultura? Il modernismo, abbiamo visto, con la sua pretesa di essere rivoluzionario,
anche soltanto, si fa per dire, in virtù della sua forma, da una parte, è stato fagocitato completamente dalla logica del tardo capitalismo, dal postmoderno, dal tema della ripetizione, del pastiche, della citazione. Ripetizione è anche semplicemente questo. Guardare un qualsiasi, leggere un libro, guardare un fumetto, guardare un qualsiasi prodotto, cercandone le citazioni di qualcosa di già conosciuto. Ma scusa, anche qui non siete stupiti dalla piattezza e dalla banalità delle linee delle automobili che vengono oggi prodotte? Sono veramente sconcertantemente banali, non è che siano belle o brutte, sono banali. Sono tutte uguali. Se andiamo a vedere automobili di qualche decennio fa, ce n'erano alcune veramente brutte, ma avevano, c'era una tensione verso una novità, potremmo dire, una sperimentazione, una ricerca estetica, oltre che tecnologica, che non era segnata da tanta uniformità. Paradosso vuole che questa uniformità, molto spesso, delle automobili di oggi siano il risultato di una formidabile, importantissima educazione al gusto. Sono abbastanza vecchio per ricordarmi quando le auto giapponesi si dicevano sì, sono affidabili, ma sono veramente brutte, e oggi le auto giapponesi non sono brutte perché non sono brutte, perché somigliano tremendamente alle automobili disegnate nei cartoni animati giapponesi negli anni 70. Cioè, davvero è una continua conferma dell'esistente questa. Si potrebbe dire che il vivere costantemente e eternamente in un tempo presente potrebbe essere legato alla caduta delle ideologie e al fatto che viviamo in una sorta di egoismo soggettivo, perché forse, malgrado l'evoluzione, non riusciamo a controllare la morte. In parte sì, ci torneremo fra un attimo. La caduta delle ideologie è indiscutibile, o meglio, la caduta delle ideologie. Preferisco dire la trasformazione delle ideologie in altre ideologie. Cioè, adesso noi viviamo, è probabilmente impossibile, ma viviamo all'interno di determinate ideologie. Non soltanto l'ideologia tardo capitalista, che è quella che di fatto domina il nostro mercato delle idee, il fatto stesso che noi non ci rendiamo conto, ma utilizziamo una serie di parole come se fossero naturali. Fischer l'ha mostrato molto bene. La fine di alcune ideologie, quella comunista evidentemente, poi della fine degli anni 80, e contemporaneamente la finta contrapposizione all'ideologia, al cosiddetto pensiero unico, a proposito, cioè c'è un'espressione abbastanza aberrante, il pensiero unico, che poi non ho mai capito quale sarebbe. È buffo che il pensiero unico che viene contestato è quel pensiero che cerca di elaborare proposte di emancipazione perché rientrerebbe all'interno delle funzioni del capitalismo che si autoconserva e viene contestato dai quei pensatori che pensatori, parola grossa, vabbè, formulatori di questo slogan, mettiamola così, che tendono invece a mantenere fermi alcune rigidità perfettamente integrate, perfettamente funzionali al sistema capitalistico. L'idea di famiglia, vecchio stampo e così via. Le ideologie non sono sparite, si sono trasformate. In alcuni casi si sono immediatamente dichiarate come, vengono immediatamente percepite come ideologie. Pensate appunto ai fondamentalismi religiosi, non sono altro. Ciò che, su cui però queste ideologie indiscutibilmente cambiano rispetto, diciamo, a 40 anni fa, anche 50 oramai, è che non sfuggono al sistema politico, economico e all'immaginario di ciò che esiste. Quella che era la società comunista, non si capiva cosa fosse, doveva essere qualcosa di diverso. Oggi nessuno vorrebbe, pensa veramente a una società diversa. Quanto all'edonismo, beh, Fischer in questo lo dice molto chiaramente, è proprio l'esaltazione del principio di piacere. Sì. Ma questo serve in qualche modo
a una ipostatizzazione esasperata del ruolo della soddisfazione immediata del soggetto, di un soggetto indebolito, non perché sia necessario tornare al superio freudiano o al soggetto cartesiano, non è questo il punto. E ormai è di fatto impossibile. Ciò che però opera nella costruzione della nostra soggettività effettivamente è, potremmo dire paradossalmente, il rifiuto del principio di realtà, quello freudiano, a favore di un realismo che ci spinge a seguire il principio di piacere. Perché siamo convinti, in qualche modo, viviamo in un contesto in cui qualsiasi rifiuto di immediata soddisfazione viene vissuta non come, freudianamente potremmo dire, una frustrazione però utile se adeguatamente elaborata alla costruzione di una maggiore solidità morale e intellettuale. Quindi a una maggiore consapevolezza, a una maggiore autonomia e libertà, ma come elemento puramente negativo e punitivo, ingiustamente negativo e ingiustamente punitivo, perché la suefazione al godimento immediato, Žižek parlava di licenza in questo, è una suefazione tossica. Siamo assuefatti, cioè all'immediatezza della risposta e all'immediatezza della reazione all'azione. Molto banalmente, decidiamo oggi di avviare un percorso per ottenere X. Se dopo 3 giorni non vediamo i risultati, immediatamente qualcuno dice, vedete, abbiamo cominciato, ma non si vedono alcuni risultati. Sì, ma i primi risultati si vedono dopo 40 anni. E in questi 40 anni che facciamo? Ecco la differenza tra progetto e colonizzazione. Il progetto significa anche sapere che non potrò vedere immediatamente i risultati, ma questa è l'azione giusta. Perché? Perché ci sono dietro, c'è dietro conoscenza, c'è dietro progetto. Per chiudere questa prima lezione, era Diderot che diceva che un ragionamento ben argomentato è molto più convincente di 1.000 fatti, perché è il ragionamento che ci conduce alla verità, non i fatti che possono essere di per sé slegati o reinterpretati. Va bene, mi interrompo qui un attimo e riprendiamo fra una decina di minuti anche per la seconda lezione.